La forma particolare di quest'opera, che non è un'opera lirica, non è una commedia, non è un balletto, non è un melologo, richiede un cast enorme. Mi sembra di bruciare, ho male dappertutto. Eccellenza, senta anche lei, tocchi la fronte, ma se è fresca come una rosa. La signorina non ha una linea di febbre. Nel senso, all'inizio dell'opera Laura è l'essere puro. Questo diavolo si innamora di Laura. E sono i due opposti, il diavolo e la, diciamo, e la purezza. Sì, una voce buona e brava, e d'amore la tua schiava, ma essere, mi sembra, carezzando le tue membra. Non è un'orchestra tradizionale, non si tratta di archi, più fiati, più percussioni, ma c'è una banda di fiati, e ci sono molte percussioni e poi degli strumenti anche legati al folklore come la fisarmonica, il mandolino che è anche stato uno strumento classico sicuramente, ma anche l'organo Hammond, il clavicembalo, la chitarra elettrica, l'arpa. Anche questa è fatta. Tra l'altro nell'opera viene rappresentato, potremmo dire, un esorcismo, perché a un certo punto il diavolo, che non vuole più essere diavolo, si presenta dal vescovo e vuole cambiare natura. Che vuoi, cagnolino? Su, su, bello, sta quieto. Il finale, diciamo che è un messaggio di positivo, di essere uomini, che non per forza bisogna andare in paradiso o all'inferno.